Bella a tutti ragazzi, qua è Ricky e oggi siamo ancora una volta con la carriera. Alternata, ragazzi, è finito il mercato, sono curioso di vedere cosa ha fatto Leo e quindi ci buttiamo subito a vedere la formazione. Intanto vedo che ha già fatto due partite di campionato e l'ha vinta tutte e due, quindi alla grandissima. Allora, io direi di avanzare perché ci sono tanti giocatori in nazionale e quindi mi sembra il caso di avanzare un po'. Qui appena si interrompe faccio gli allenamenti. Da interrompi prima della partita? No, va bene, lo sapevo. Allora andiamoci a vedere la rosa per vedere chi ha comprato alla fine, che sono curioso. Lui gioca col 4-3-1-2. Attenzione, ho visto un Hazard, bellissimo. Allora, Leo ha cambiato 2000 formazioni, io gioco con la mia. Allora, vediamo un po'. Abbiamo Agüero, Roberto, Rafinha, Seri, Chilensen, Digne, Alcacer. Vediamo, ho visto Hazard. Verratti! Ha preso Verratti, ragazzi. Quindi Verratti e Hazard, alla grandissima. Allora, mettiamo Verratti assolutamente al posto di Rakitic, che è un giocatore clamoroso qui. Io ragazzi gioco con Conti, ormai lo avete capito, però Hazard me lo porto assolutamente. Me lo porterei al posto di... dai, facciamo così, al posto di Sergi Roberto. Ok ragazzi, Semedo pure ottimo, Rakitic anche, non posso non portarmi Rakitic. Mamma mia quanta qualità adesso ragazzi, e quindi siamo pronti. Ok ragazzi, direi che da calendario ci giocheremo la partita con l'Alaves, con il Leganés e l'Atletico Madrid. Direi di cominciare subito ragazzi, gioco con la formazione titolare al massimo. Figuratevi che possiamo permetterci Agüero e Hazard in panchina, cioè una cosa assurda. E quindi ragazzi, leggenda 4 minuti nuvoloso, si va nel match. Si comincia ragazzi, dobbiamo partire bene anche noi dopo che Leo ha fatto 2 vittorie su 2. Dobbiamo assolutamente vincere e convincere, siamo pronti qui. Inquadrato Verratti, mamma mia quanta qualità ora nella nostra squadra, come se non ce ne bastasse. E quindi ragazzi andiamo. Suarez dentro per Messi, Messi si incune, attenzione, c'è Iniesta, subito 1-0, mamma mia che avvio assurdo ragazzi, siamo già 1-0. Iniesta, che non aveva fatto benissimo con me nel precampionato, segna questo gol fantastico, l'illusionista. 2 gol ha segnato anche con Leo in Liga Santander, andiamo così. No raga, non stavo neanche commentando. Ma che gol ha fatto sto Vigaray? Non stavo commentando perché ho detto vabbè, ha fatto un tiro normale, papera di Ter Stegen. No vabbè ragazzi, la prossima faccio giocare Chilesen. Una papera del genere assurda, che schifo. Vai Suarez, mettigliela bene, bravo. Vai André Gomez, vai André Gomez, rientra, la mette dentro per Luisito e Pacheco fa una parata assurda. Finisce il primo tempo ragazzi, farei qualche cambio, vorrei mettere anche qualche giocatore nuovo per dare un po' di vivacità avanti, non che Suarez e Messi non giochino bene, però mettiamo Messi esterno, lo faccio spesso questo cambio. Vorrei metterci qui Agüero e poi vorrei metterci Rakitic al posto di Iniesta, che lo vedo stanco. Poi l'altro cambio sarà sicuramente Hazard. Vai che è ripartito Messi, il pallone dentro, vai Agüero, mannaggia a te, vai Agüero, madonna mia raga l'ho recuperata, vai Agüero rientra con una finta, Agüero la mette dentro per Suarez, non ci credo. E finisce qui il match 1-1, peccato perché praticamente non ha mai tirato l'Alaves, solamente quella papera di Ter Stegen, maledetto lui. Ragazzi, grazie all'allenamento sale Rafinha, diventa un 82, quindi va benissimo. Altra partita di campionato ragazzi contro il Leganés, altra squadra abbordabile. Questa volta però ragazzi voglio vincere, gioco con la stessa formazione perché sono tutti in forma. Leggenda 4 minuti, sereno, si va nel match. Forza ragazzi, almeno questa volta non voglio papere e dobbiamo assolutamente portarci a casa la vittoria. Non ci sono scuse, anche se giochiamo fuori casa la vittoria deve essere nostra. Dai che è partito Conti. No, maledizione. Ma come mi fanno anticipare? Però bravissimo Conti che recupera il pallone. Poi ne è messo dentro. Ancora Messi. Messi. Brutto fallo. Non so se è rigore o punizione. Vediamo qui.
No, non c'è cartellino, però penso sia punizione, sì, sicuramente il fallo è iniziato da fuori, ma di pochissimo, ragazzi, devo dire. E quindi, ragazzi, adesso proviamolo a mettere dentro qua dal limite. Anzi, io proverei proprio lo schema, ragazzi. Magari è più semplice. Vediamo. Dagliela subito. Ma perché non gliel'ha data? Ecco, si è avvicinata la barriera, maledizione. Ora mi ha interrotto un po' tutto lo schema, però vabbè. Proviamoci lo stesso. Ok. Dagliela subito. Subito. Ok. No, ma perché proprio Koulibaly? Vai che buona, Suarez. Suarez rientra. Vai che hai visto Messi. Messi si può incuneare. Messi. Oh, qua era fallo. Sì, ragazzi, calcio di rigore. Un po' in ritardo il fischio dell'arbitro, ma ci siamo. Vai Suarez. Suarez sul dischetto, raga. Suarez! 1-0, ancora una volta in vantaggio. Ora dobbiamo tenere il risultato perché non mi va di essere recuperato come la partita precedente. Vai così, ragazzi, vai così. Vai Umtiti sulla linea del fuorigioco. Perfetta questa palla, Suarez la tiene. Suarez vede Andrea Conti. Perfetto il suo passaggio. Andrea Conti rientra benissimo. Dagliela. Perfetta questa palla. Vai che c'è Messi. La palla resta lì. Vai che è ancora buona, Andre Gomez. 2-0, un po' di carambole, però l'importante è che l'abbiamo messa dentro. Grandissimo Andre Gomez che si inserisce e fa il 2-0. Bella Verratti col recupero. Mettigliela Suarez. Va bene Suarez, tienila, bravissimo, allarga Verratti. C'è ancora Alessandro prova a metterla tesa per Suarez che l'aggancia. Suarez, pallone dentro, attenzione, Andre Gomez, doppietta per lui, non se l'aspettava nessuno. Raga, fa degli inserimenti Andre Gomez che sono assurdi, veramente fantastico. E quindi siamo 3-0 per noi e direi che ormai finisce qui tutto in diretta, sì. Vinciamo, ragazzi, ce la portiamo a casa alla grandissima. Siamo a 4 punti su 6 disponibili, peccato per il pareggio di prima, sotto con la terza partita importantissima. Ragazzi, nelle email è arrivata un'offerta per allenare la nazionale Portogallo. Ragazzi, chi gioca nel Portogallo? Cristiano Ronaldo. E voglio vedere la faccia di Leo quando vedrà che alleniamo anche il Portogallo. Ragazzi, io confermo, voglio allenare Cristiano Ronaldo. È più forte di me, avendo il Barcellona è bello anche utilizzare il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ragazzi, è qualcosa di divertente alla fine. Mettiamo il Portogallo e guardate, c'è Ronaldo, André Silva, tanti giocatori veramente forti, quindi li voglio assolutamente allenare. Ora abbiamo la partita con l'Atletico Madrid, che sarà difficilissima. Noi giochiamo con questa divisa, giochiamo in casa perlomeno. Io direi di fare qualche cambio, ragazzi, perché alcuni li vedo un po' scarichi. Allora, al posto di Iniesta io ci metterei uno come Rakitic. Verratti va bene. Al posto di Conti mettiamoci il nostro Hazard messo lì. Suarez, Messi. Sì, dai, va bene così per il resto. Io direi che, ragazzi, siamo a leggenda, 4 minuti, sereno, si va nel match. Si comincia, ragazzi, giocatore da seguire, Busquets, sì, perché l'abbiamo venduto all'Atletico Madrid, quindi speriamo non ci dia fastidio. È una gara difficilissima, sicuramente siamo messi già davanti a una squadra importantissima come l'Atletico, ma noi ci crediamo. Dai, ricominciamo. Bella Verratti, il pallone dentro per Messi. Messi deve metterla per Suarez, così fa. Suarez la mette ancora dentro. Oh, raga, ma che azione abbiamo fatto? L'avevo già visto, Rakitic dentro. Raga, azione in perfetto stile tiki-taka. Entriamo praticamente col pallone in porta. Guardate che azione stupenda, veramente stupenda. Raga, tanta roba. Premiato anche Rakitic al posto di Iniesta, che era un po' stanco. 1-0 per noi. Vai un TT, vedi Messi. Messi, mamma mia quanto è forte Messi. Messi temporeggia, vede subito libero il nostro André Gomez. André Gomez che vede Suarez. Suarez si gira. Oddio, che bella giocata di Suarez. Madonna, Saul rischia qui. Bella questa azione. Messi, la palla dentro. No, raga, ma qua siamo dei fenomeni. Raga, ma che gol abbiamo fatto anche qui. Entriamo col pallone in porta. E André Gomez segna sempre in questo avvio di stagione. Mamma mia, che azione anche qui. Meravigliosa, ce la rivediamo, ragazzi. Eccolo, si gira. Bello il pallone, madonna che azione, ragazzi. E siamo 2-0 con l'Atletico, incredibile. È così che la palla è ancora buona, Rakitic. Bellissima anche questa azione. Oddio, si è inserito Andre Gomez. Ma segna sempre lui, doppietta anche qui.
3-0 al primo tempo, stiamo giocando praticamente da Dio. Madonna raga, mi sento di rabbia per quel pareggio iniziale, se no eravamo a punteggio pieno. Dai, così che l'azione è buona. Ancora bellissimo questo inserimento. Vai Suarez, provaci. Ma Versalico, ex Sassuolo, è un avversario molto ostico. E finisce il match ragazzi, vinciamo per 3-0. Praticamente chiudiamo la pratica nel primo tempo. Quindi ragazzi, direi che questo episodio finisce qui. Ho detto 3 partite circa d'episodio per ognuno di noi. Seguite il prossimo episodio di Leo. Mi raccomando, per questo episodio voglio tanti mi piace. Dai, 2 vittorie nette. E ovviamente un peccato per quel pareggio, però siamo primi in classifica come Siviglia Real Madrid con 5 partite e 13 punti. Raga, sono curioso di vedere cosa penserà Leo dell'approdo in nazionale per allenare Cristiano Ronaldo. E quindi ragazzi, direi che un'iscrizione al canale è gradita. Niente, un saluto da Ricky e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.